Molto importante per questa serata. Sì, visto che qui abbiamo fatto un pochino di... Sì, abbiamo fatto un po' di rebelotto. La signora che ha telefonato, tu che l'hai sgridata, ognuno ha detto un pochino la sua. Si fa un po' la sua, ognuno qui fa la propria. Proviamo a chiedere un'opinione più seria. Vorrei esatto una persona estremamente seria, oltre ad Enrico, che è ovviamente una persona molto seria, che ci può dare una mano. Chi c'è? Chi hai fatto allora, arrivare ci colleghiamo come subito con un mio carissimo amico di Pavia. Sì. Vicario parrocchiale della parrocchia di San Salvatore, da 6 anni sacerdote. Sì, qui. Sì, da 6 anni sacerdote, anche studiato medicina. Quindi ci colleghiamo con questo mio carissimo amico, Don Luca Roveda. Eccolo. Pronto? Pronto. Buonasera Don Luca! Ciao Sabrina carissima! Ole. Un saluto a tutti e un pensiero di Pasqua visto che è appena trascorsa. Grazie, grazie, grazie mille! Don Luca. Don Luca, questa sera stiamo parlando d'amore in tutti i sensi. Ok, stiamo parlando bella, no? Amore per se stessi, amore per la propria casa, amore per il proprio amato, amore per i propri animali, amore in generale. Certo. Volevo chiederti un'opinione anche a te. Allora, buonasera. Volevo chiederti questo. Bisogna proprio essere in due per essere felici? Non solo nella coppia può esprimersi la nostra capacità di amare, anche l'amicizia e il dono di sé sono beni molto preziosi. Alcuni uomini ed alcune donne rinunciano al matrimonio non per disprezzo o per rifiuto, ma a causa di una chiamata particolare, chi si fa prete, chi suora, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, io volevo chiedere a te cosa ne pensi? Cioè, praticamente bisogna proprio essere in due per essere felici o si può essere felici anche da soli? La domanda c'è sempre la risposta, no, bisogna essere in due per essere felici, a volte ci sono delle chiamate come quella che ho avuto io, in cui cerco di vivere questo amore donandomi completamente alle persone e avendo come modello Gesù, è una forza interiore che io ho avuto quando studiavo in medicina e che mi fa vivere, spero il meglio possibile, questo essere donato agli altri partecipando alla vita degli altri. In questo io sono un grande stimatore di Gaber, per me non solo la libertà, ma anche l'amore e la vita e partecipazione alla vita degli altri. Bravo. Quindi si può anche amare, non semplicemente in due. È una forma, se vuoi, diversa, forse anche più totalizzante, che ad alcuni, diciamo, viene chiesta. Diego, devo dire che è molto interessante ascoltare Don Luca, anche perché io invece avevo un'altra curiosità, Don Luca. In questo momento in cui si parla molto di matrimonio, delle crisi dei matrimoni, io invece vedo tante persone che invece si avvicinano al sacramento del matrimonio. Lei cosa pensa di questo discorso che abbiamo fatto? Noi ovviamente in maniera molto leggera, ma sempre con il massimo rispetto del prossimo. Cosa pensa a questo atteggiamento che si ha più verso la convivenza che per il matrimonio? Beh, oggi probabilmente c'è questa necessità di conoscersi e forse il vivere insieme, il convivere, assicura una maggiore conoscenza. Sappiamo che in realtà non è sempre così, il conoscersi non passa soltanto dal vivere insieme, ma dal aprirsi totalmente all'altro ed essere consapevoli che se si ha un progetto di vita non è la somma di due progetti di vita, ma un progetto di coppia. Bravo. Comunque oggi sicuramente noi vediamo che la convivenza diventa un aspetto quasi diciamo prevalente. L'importante è che sia, diciamo, finalizzato a un progetto di vero amore, che non sia soltanto un volersi bene, esatto, occasionale e non sia di comodo, ma sostanzialmente veramente il partecipare alla vita dell'altro con un progetto. Ecco, io penso un po' questo. Beh, interessante. Chiedi qualcosa a Don Luca, dai. Ah, no, sto ascoltando io. Enrico ascolta Don Luca. Lui passa proprio no, Enrico. Saluto tanto Enrico, eh. Ciao Don Luca. No, no, ciao Enrico, è un piacere sentire e ascoltarti. Grazie Don Luca. Grande Don Luca, ti voglio bene. Grazie, Sabrina, fai la brava, mi raccomando. Tutto bene. Ecco, bravo. Tutto bene e mi raccomando, è sempre bello portare nelle case con la musica, con la voce, un messaggio di amore che a volte è semplicemente un sorriso, è la compagnia che si può dare agli altri. Grazie. Tu devi sapere, Diego. Grazie Don Luca, grazie mille per la sua partecipazione. Un bacione, un abbraccio applauso. Grande. Ciao Don Luca. Grazie. Tu devi sapere. Grazie. E Don Luca, quando lo si incontra in giro, sì, proprio è sempre preso, no? Quando lo si incontra in giro,
ti viene spontaneo, no? La domanda, Don Luca come va? Lui è sempre così, sempre di corsa e corre, cioè praticamente non si ferma mai. Bravo, bravo. Cioè risponde camminando, sempre di corsa e va. Vabbè, vuol dire che l'impegno è un tanto. Mito. Però devo dire che Don Luca ha riassunto un po' quello che pensavo io. Sono molto contento di avere Don Luca dalla mia parte in guarda, questa nostra serata. Lo sapevo. Apriamo un po' di apriamo centralino. Un po' di telefonate, ti chiedo una cosa mentre apriamo qualche telefonata. Allora, ti posso